stiamo assistendo a degli eventi climatici, atmosferici non consueti. Questo naturalmente è dovuto a questo cambiamento climatico che non è di ordine locale, ma è di ordine nazionale e globale. Naturalmente questo che cosa comporta? Comporta alcune conseguenze, soprattutto da un punto di vista del nostro territorio che è interessato sia da eventi alluvionali che sia da eventi franosi. Quindi sappiamo benissimo ciò che il nostro territorio può subire in caso di eventi meteorologici così insomma ingenti e catastrofici. Dobbiamo però dire che il nostro territorio non è nuovo a questi eventi calamitosi, per cui già da alcuni mesi, ma anni, assistiamo a frequenti allagamenti, a frane in più paesi del Vallo di Diano, e questo dovrebbe essere un campanello d'allarme a prendere in questo momento precauzioni, ma soprattutto ad agire sui punti critici del nostro territorio e fare in modo che non fronteggiassimo sempre un'emergenza, ma che almeno sapessimo a che cosa andiamo incontro. Il nostro territorio è un po' logorato, lasciato un po' a se stesso, dovuto a tante cose, però sicuramente quello che si può fare in primis è andare a fare degli interventi sugli affluenti del fiume Tanagro e soprattutto sull'alveo del fiume Tanagro. Sappiamo che in alcuni punti le confluenze creano delle criticità e gli argini purtroppo non contengono più quest'acqua, questa pioggia che arriva così violenta dai torrenti appunto che raccolgono le acque dalle catene montuose. Quindi un primo intervento sarebbe sicuramente ripulire tutte le aste di confluenza, ma questo periodicamente, perché mentre prima si poteva fare una tantum, adesso, siccome gli eventi piovosi sono più consueti, bisogna pulirli periodicamente. Ad ogni evento bisogna ripulire. E poi, naturalmente, pulire il letto del fiume Tanagro, l'alveo, che in alcuni punti davvero non ha più modo di contenere la portata che è stabilita e che dovrebbe contenere. Questi eventi si potevano prevedere? Allora, ci sono sicuramente dei modi che ci possono dire che questi eventi si ripresentano. Il rischio viene valutato secondo alcuni fattori principali. Si studia la storicità di un territorio per capire negli anni addietro, nei decenni, nei secoli addietro, se ci sono stati degli eventi così forti, così gravi. E da qui se ne trae un attimino un po' di visione. Unito a questo, bisogna calcolare la situazione reale. Nel tempo l'antropizzazione è aumentata, per cui ci sono tante zone industriali, aree industriali che sono state costruite purtroppo a ridosso delle aree inondabili del fiume Tanagro, per cui puntualmente si ritrovano allagate, e questo non è stato preso minimamente in considerazione.